Ben ritrovati a tutti in questa settima puntata del playthrough dedicato ad Ori and the Blind Forest. Allora, prima di incominciare, premetto che sono andato un poco avanti con le esplorazioni al di fuori delle registrazioni. Infatti, se vedete la vita ce l'ho molto. Adesso ce l'ho. Ce l'ho molta vita e ho anche molta energia. E ho anche aumentato le mie abilità. Ora vi farò vedere. Questo è l'albero delle abilità a cui sono arrivato adesso. Ho sbloccato anche il triplo salto e tra poco sblocco difesa ultra, quindi i nemici mi infliggono meno danni. E sono andato un po' avanti, insomma, quindi ho esplorato le parti a cui ero già passato per prendere ciò che potevo prendere con appunto le abilità che ho sbloccato fino ad ora. Quelli che ancora sono rimasti sono alcuni posti quasi inaccessibili o comunque accessibili quando si sblocca l'ultima abilità, immagino, che dovrebbe essere questa qui, quella che dovrebbe permettere di saltare più in alto, schizzare in aria, qualcosa del genere, dall'icona, questo si intende. Bene, detto questo possiamo proseguire andando verso la... Dov'è che devo andare? Le rovine abbandonate, giusto? Ok, ho fatto anche un po' d'abilità, così almeno muoio meno volte durante la registrazione. Almeno spero. Ok. Allora, risalviamo per recuperare vita. Scendiamo qua sotto. Ok, questa è una cosa molto interessante che si può fare con il rinoceronte esplosivo lì, come lo chiamo io. Guardate qui, eh. Qui per esempio prima c'era un passaggio. Ops, ho sbagliato. Nel parlare non ho fatto attenzione a quello che facevo, va bene. Comunque dicevo, c'è un passaggio, si prende, lo si lancia e quello automaticamente esplode quando va contro una superficie piana. Ok, allora andiamo avanti. Questa è una zona che non sono ancora, a cui non sono ancora giunto. Mai giunto. Vediamo un po' che c'è qua sotto. Ah, il rinoceronte, vieni. Vieni. Dai, ma... Come si fa ad aprire sta porta? Questa scimmia del... Quella che io chiamo scimmia, ma non so cosa sia di preciso. Allora, ah, lì c'è una leva. Ah, ecco a cosa serve quella scimmia. Allora non è il rinoceronte che devo utilizzare. Vieni qua, scimmia. Bravo, posto, grazie. Perfetto. Aperta la porta. Adesso possiamo passare. Ma che fa sto rinoceronte? Oh. Sarà impallato, non lo so. Guardalo. Questo a che serve invece? Boom, lo colpisco il ragno con questo. Non so, che ci fa? Ah, qui c'è una sfera dei punti esperienza. E qua? Cosa c'è invece? Energia. No, qua andiamo troppo avanti. Voglio vedere un attimo cosa c'è in questa zona. C'è sicuramente qualcosa di utile. Aha. Infatti. Si è bloccato questo rinoceronte? Poverino. Guarda lì, si è impallato.
Non ho capito questo a cosa serve. Rompe scatole e basta oppure. Serve per ammazzare i due rinoceronti in un colpo solo? No, non l'ho ancora afferrato il concetto di quel. Deve servire a qualcosa. Boh, vabbè. Se serve a qualcosa lo scoprirò in seguito. Ora ricoperto di ghiaccio. Cosa c'è qua sotto? Un bel niente. Possiamo aprire con il sigillo Gumon questa porta, vediamo un po'. Bellissimo. Faccio uno screenshot con Steam perché. Allora. Bello questo posto. No! Dove sono arrivato? Qui è dove vivono i Gumon. Costruiscono qui. L'albero dello spirito che li tiene al sicuro. Tutti i Gumon morti. Oddio. Poveri Gumon. Ah. Lì non posso passare. Ok. E come faccio? Lì sì? No. Ok, non posso andarci. E allora facciamo così. Questa è la cosa. L'albero dello spirito. Sì, questo è l'oggetto che serve per saltare sui. Quello che ti permette di cambiare gravità, tipo. No. Va bene. Sono morto subito io. Ok. Riprendiamo la sfera, vediamo un po'. Se stavolta sono più fortunato. Allora. Ok. Salviamo, va. Riprendiamo questa sfera. Adesso ci dovrebbe essere possibile saltare su questi, infatti. E anche andare di là. Dove dovrebbe esserci qualcosa per me, immagino. Aia. Infatti. Beh? Ah, continuare così. Va bene. Olè. Preso. Salviamo. E torniamo di là. Ok. Il ganzo. Ah, si invertono i pulsanti! Allora, aspetta, qua posso sparargli tranquillamente, questo qua, tanto. Ok, non ci arrivo. Appena si riavvicina. Oh, ok. Adesso devo lasciare la sfera, scendere. Ah, ma mi segue! Utile! Quindi la uso solo quando mi serve. Va bene. Che diavolo! Recuperiamo un po' la vita. No, no, no! Per fortuna avevo salvato proprio qua.
Ok. Devo potenziare gli attacchi, qui mi servono. Oh. Che diavolo, non... ancora mi devo abituare. A sto fatto che si invertono i pulsanti. No, volevo prendere la... Va bene, ho capito. Se, volevo ucciderlo, ma... Facciamo così, va. Usiamo le sue stesse sfere. Facciamo prima. Perché sono cascato di sotto? Ok. Dai, spara. Toh. Adesso non scassare le scatole. Ma come? Risolviamo. Devo saltare prima, bello, hai capito. Ok. Iniziamo. Vai. Iniziamo con gli strani invertimenti di gravità, va? Beh, l'hai capito. Come si faceva da... No, ok. Così fa tornare esattamente dove era. La gravità normale. Come si faceva a cambiare gravità e a scendere dall'altro lato? Ah no, là devo passare. Dove c'è quel cerchio, la specie di semicerchio che mi dovrebbe permettere di... Ah, iaiaiaiai. Allora, dov'è che devo girare? Ok. Così per salire. Non è per niente semplice. Ok, siamo arrivati qua sopra. Adesso non manca, non serve altro che... E come faccio? Bene. Così. Che diavolo! Ho saltato poco. Ah, c'ho poca vita. Come faccio? Direzione sbagliata, ma... Perché per andare a destra devo andare a sinistra con l'analogico, quindi non mi ci trovo. Ok, fatto. Adesso inverso, dai. Anzi, va. Passo da sotto che è meglio. Lasciamo il... Passiamo da qua, così almeno posso salvare. Ok, molto meglio, sì. Oh, più un pelo non cascavo lì.
Ok. Perfetto. Risalviamo. Riprendiamo una volta la sfera. Visto che ci siamo, adesso prendo, sblocco anche la... sbloccato anche questa abilità che mi permette di potenziare il raggio e il danno di colpo a terra, che potrebbe servire. Ora proviamo di nuovo ad andare. Oh, per un pelo ce l'ho fatta. Ok. Perfetto. Wow. La botta, a posto. Ok. Perfetto. Ok, lasciamo la sfera e abilitiamo la mappa. Mappa che mi permette di vedere. Oh! È abbastanza grande come posto, sì. Non grande come gli altri, però contando che bisogna andare avanti con questa sfera praticamente tutto il tempo, direi che è abbastanza. Allora, salviamo. Non sono mai troppe le occasioni in cui si salva. Ma provo subito su di lui. Adesso a colpire anche i ragni. Niente. Devo prendere gli altri due andando di là prima. Ok, quindi a destra è dove devo andare avanti e a sinistra invece è dove adesso devo andare. Ok, diavolo, ho fatto. No, lascia la palla. Ah, per fortuna. Se no mi... Continuavo a tenere quella gravità lì che non mi piace molto. Quella direzione là. Ok. Quello che volevo fare io era questo. Ok, fatto. Adesso bisogna girarsi e andare su quest'altro. Poi dopodiché... Ok. Qui c'è il santuario. Ne approfitto per recuperare la vita e tutta la vita e l'energia. Dopodiché andiamo. Continuiamo avanti. Ah, ok. Adesso che devo fare? Devo lasciare la palla. E camminare sulla parete. Tieni, grazie. Non mi piace a me la... Gli esplosivi non mi piacciono. Te li ridò indietro, grazie. Allora. Ok. Salviamo qua. Prendiamo la palla. La sfera di energia. Ok. Adesso è un bel... C'è una bella tempistica. Via. Cazzarola! Preciso. No, 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 lascia la palla, lascia la palla, lascia la palla. No! Maledetto mostro! Ce l'avevo fatta, seppur con... non nel metodo giusto, però ce l'avevo fatta. Sì, dai! Un'altra volta! Facciamo così, va. Stavolta... Muori, bastarda! Lurida, schifosa! Ah! E mo?
Ma come faccio qua? No, non ci credo. Ma che diavolo ho fatto? Non mi ha saltato. Ok. Zona non sicura, come non sicura? Guarda, sta... mi metto anche a ballare qui se poi. Oh via. Porca! Salta, salta. Lascia. Ce l'ho fatta. Ma ah, adesso muore. No. Ok, sì, è morto. Ah, ce l'ho fatta. Ok. Presa anche quest'altra chiave. E siamo a 4. Adesso torna solo indietro. Solo, eh. Che diavolo? No. C'era sicuramente qualcosa lì. Ah. No. Non segnalato nulla. Non viene segnato nulla, quindi... boh. Ok, passiamo oltre, va. Cosa c'è? Ma ah, questo è un Goomon. Che fa qui? No, non venire. Ah, devo portarla qui? Sì. Poverino. E la mia palla? No. Sì, vabbè. Che vuoi farci? Purtroppo...
Terrificante la cosa. E adesso che devo fare? Devo andare lì. Oh! Per un pelo. A posto. Aperta la porta sopra. E adesso per uscire come faccio? L'unica è quella di attendere quando la cosa è così. L'ho fatta, a posto. Dall'altro lato? Ah, ci sarebbe qualcosa dall'altro lato, però non mi fa salvare. Ok, adesso sì. No, è saltato troppo presto. Oh, ce l'ho fatta in tempo. Ok, cosa c'è qua sopra? Bello sto posto. Ah! Dovevo arrivarci. Il cuore di questo luogo. Gumo! Oddio, mi sa che dovevo andare prima a destra. Oh cavolo. Cosa ha fatto, Gumo? Cosa hai fatto? Come non è sicuro? Dai! Oh! Cazzarola! Aia! E allora? Che devo fare io?
Ok, adesso. Ah. Ah. No. Sembra la canzone che c'era nell'altro livello. Quella lì è sempre bellissima come questa. È molto simile, ma c'ha un diverso arrangiamento. Ok. E adesso? Che accade? Nido di Kuro. Oh oh. Nuovo. La luce di Nibel ha ucciso i piccoli di Kuro. Cavolo. Bene. Penso che purtroppo nel punto più forte nel clou della storia tocca concludere qui questo settimo playthrough, ma sull'ottavo proseguiremo direttamente da qua. Quindi ragazzi, alla prossima, e mi raccomando, commentate, mandateci i vostri feedback e mettete mi piace al video. Ciao ciao.